Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Allora, oggi sono veramente felice di parlarvi di una collaborazione che è nata tra me e una creativa che voi sicuramente conoscete. Chi non ha visto il suo video nel 2013, come creare degli stampi per cabochon con colla a caldo, io perlomeno l'ho visto. Lei ha iniziato sul suo canale prestissimo a fare video e prima anche di me. Io ai tempi non avevo proprio possibilità perché non avevo diciamo, gli strumenti per poter fare video e quindi veramente conosciuta, poi ha lasciato per un periodo. Quindi ultimamente ci siamo sentite, da lì è nata una bellissima amicizia, abbiamo deciso di creare un paio di progetti, visto che entrambe siamo creative, e, con gli stessi, di base gli stessi materiali, di base abbastanza simile, diciamo, la lavorazione, però lei ha dato vita ad un progetto molto bello, particolare, io ho dato vita a un progetto abbastanza semplice, quindi con pochi materiali voi vi ritroverete un paio di progetti veramente validi e da poter poi creare degli splendidi bijou. Allora, io ho creato il bracciale, gli orecchini, come potete vedere, lei ha creato qualcos'altro che poi dopo io sotto il video vi linkerò il suo canale per poter poi accedere. Questo è un progetto, quello che ho fatto io, semplicissimo. E questo lo possono fare anche chi ha un minimo di dimestichezza con le perline, per cui come potete vedere c'è veramente poco materiale perché il nostro obiettivo era proprio quello, creare dei progetti facili con poco materiale, di modo che voi così non dovete diventare matte, quindi materiale praticamente a disposizione che dovreste avere è cristalli 4x6, i cristalli 3x4, rocaille 8.0 e 11.0, quindi come vedete pochissimo materiale. Quindi per ora io saluto tutti e naturalmente noi ci vedremo presto con un nuovo video e mi raccomando, fate un salto nel suo canale perché lei fa tantissime cose interessanti e chi è anche interessata ad esempio al Brick Stitch, lei nel 2014 se non erro aveva proprio fatto anche lei un video sul Brick Stitch, quindi veramente una creativa a 360 gradi. Per ora proseguiamo, lista dei materiali e iniziamo il progetto. Ciao ragazzi, statemi bene, ciao ciao! Allora, eccoci per la lista dei materiali. Allora, non vi ho fatto vedere prima questi, cioè gli orecchini. Oi, oi, è caduto un qualcosa, non so. E come vedete, vedete che sono diversi. Quindi è giusto per dare un'alternativa. Poi nulla vi vieta, di farlo diverso. Allora, procediamo con la lista. Abbiamo bisogno di cristalli 3x4 di due colorazioni, come potete vedere, i 4x6, rocaille 11, rocaille 8. Vi consiglio Precioso Miyuki, le toe della 8.0 sono un po' troppo grandi secondo me per questo tipo di lavorazione, rischiate che non venga perfetta. Poi altro consiglio, non tirate troppo, ok, il filo. E, io se non erro qui, che cos'è che avevo usato? Sì, avevo usato il nylon e però potete usare anche un filo da tessitura, insomma, quello con cui vi trovate meglio. Bene, ora procediamo e naturalmente buona visione del tutorial. Ciao ragazzi, statemi bene. Ciao ciao! Allora, primo step, 4 cristalli 3x4, chiudiamo a cerchio, nodino, usciamo da un cristallo. Non fate caso, io ho tagliato, si vede qui, il rimasuglio. Allora, usciamo dal cristallo. 7 11 0 portandoci all'interno di questo cristallo, foro però opposto. Ok, ora dobbiamo passare attraverso la lavorazione. Quindi io passo un paio di volte, voi passate anche 3 volte se riuscite. Ora io passo attraverso il primo cristallo e passo anche qua nel cristallo centrale ed esco naturalmente. Ora qui, quindi due cristalli 4x6, un cristallo 3x4 e due cristalli 4x6. E cosa dobbiamo fare? Allora, mi ero girata così, semplicemente rientriamo foro opposto del cristallo. Così, vedete?
Ora passiamo attraverso questa lavorazione, cioè attraverso tutti i cristalli appena inseriti, una volta. La seconda volta che usciamo invece dovremo inserire le 8-0 tra i cristalli 4x6. Quindi usciamo dal primo cristallo e inseriremo una 8-0. Ok? Usciamo dall'altro cristallo. Un ulteriore 8-0. E cosa facciamo? Entriamo qua. Ora passeremo nuovamente all'interno di tutti questi cristalli e le rocaille, perché questa è una lavorazione che dovrà essere ben salda per gli step successivi. Ok, quindi una volta che siete passati nuovamente attraverso questa lavorazione, arriviamo al cristallo davanti. Ok, quindi usciremo nuovamente da questo cristallo. E nuovamente inseriremo la stessa sequenza dell'inizio, e cioè tre cristalli semplicemente 3x4. Siamo qua e rientriamo for posto. Passiamo nuovamente attraverso questi cristalli e proseguiremo in questo modo fino al raggiungimento della lunghezza del bracciale che ci interessa, nel senso che ognuno di noi ha un braccio ben definito. Naturalmente, io quello che vi consiglio è di non fare troppo lunga lavorazione, arrivare a una lunghezza standard e poi casomai alla fine del bracciale mettere delle catenelle. Quindi siamo a questo punto. Adesso vi faccio vedere il bracciale. Allora, io per fare il mio braccio, quindi, ho utilizzato di questi modulini piccoli, come potete vedere, sono 10, 2, 4, 6, 8, sono sì, 2, 4, 6, 8, 10, sono 10, mentre di questi moduli più grandi sono 9. Ok, poi valutate voi. Allora, quindi proseguite in questo modo. Adesso vi farò vedere altri passaggi sempre identici. E dopodiché procederete voi in modo autonomo fino alla lunghezza desiderata. E poi inizieremo a fare la parte centrale, questa. Quindi arriveremo alla fine, metteremo il cappietto anche di qua con le 7 rocaille, inizieremo poi la decorazione della parte centrale e poi solo successivamente della parte laterale. Esco da questo cristallo 3x4. Inserisco questa sequenza, due cristalli da 4x6, un cristallo 3x4 e due cristalli 4x6, rientrando, come potete vedere, dal foro opposto. Ora procederemo a passare attraverso tutta la lavorazione, quindi tutti questi cristalli inseriti ora. Quindi la prima volta passiamo solo attraverso tutti i cristalli, la seconda volta tra i cristalli inseriremo una 8-0, ci porteremo quindi attraverso la lavorazione dall'altra parte ad inserire un'altra 8-0.
E ora faremo in modo di passare attraverso la lavorazione un'altra volta, per rafforzarla naturalmente. A questo punto usciremo dal cristallo e qui non faremo altro che inserire tre cristalli, entrando dal foro opposto, passando un paio di volte all'interno della lavorazione. E poi, uscendo dal cristallo, inserendo 7, 11, 0, quindi 2, 4, 6, 7, rientriamo dal foro opposto, passeremo attraverso il cappietto un paio di volte per naturalmente rafforzarlo. Quindi passate un'altra volta e ci vediamo quando avete fatto questo. Uscite dal cristallo ora ed inserite questa sequenza. 2 11 un cristallo, 2 11 e ci portiamo all'interno però del foro opposto di questo cristallo. Vedete, come se fosse un zigzag. Usciamo di qui, entriamo di qui. Qui passiamo sempre attraverso la lavorazione, usciamo da questo cristallo, nuovamente inseriremo la stessa sequenza e precisamente 2 11 un cristallo 2 11. Quindi esco da qui, entro di qui. Quindi noi andremo a fare questo per tutto il giro, cioè giro per tutto il bracciale naturalmente. Ecco quindi che sto inserendo l'ultima sequenza. Allora, voleste arricchire questa parte qua con i cristalli, potreste sempre inserire 3 undici uscendo dove? Da questo cristallo. Vedete che i cristalli questi qui vengono in questa... In quest'ordine, in questo modo, in diagonale, però al contrario, potreste inserire queste rocaille. Io non farò così, è solo giusto per darvi uno spunto. Voleste farlo? Tante volte sapete, volete un po' celare il nylon qua, ecco, in quel caso potreste fare come vi ho detto. Invece io parto da qui. Cioè dove c'è la 80 praticamente, ecco qua, io esco dalla 80. Allora quindi siamo fuori la 80 qua, inseriamo questa sequenza, cioè una 11, una 8, due cristalli 3x4, una 8, una 11. Entrando dentro naturalmente la 80. Ancora la stessa sequenza, quindi una 11, una 8, due cristalli, una 8, una 11. Ok. Dove? Dentro la 8. E tiriamo. Questo lo faremo fino alla fine del giro. Allora, come vedete, sono arrivata alla fine di questa parte. Ora passo attraverso i cristalli, esco dalla 80
e proseguirò sempre nell'inserimento della stessa sequenza anche da questa parte. Quindi esco dalla 8.0. Quindi inserirò la stessa sequenza, cioè 1.11, 1.8, 2 cristalli 3x4, 1.8 e 1.11 e entrerò sempre dalla 8.0. Continuando così fino alla fine. Allora, finito il modulo, eccolo qui. Poi da qui potete fare altro, naturalmente. E io comunque saluto tutti, spero che sia stato di vostro gradimento questo tutorial e naturalmente invito tutti ad andare a vedere il canale di Atamir, una bravissima creativa che tra l'altro non ha nemmeno bisogno di pubblicità, ma io ci tengo così tanto a lei che mi fa piacere, insomma, consigliarvela, anche perché lì nel suo canale intendo. Potrete vedere sicuramente tanti video interessanti, anche moduli interessanti che potrebbero fare al caso vostro. Per ora un salutone e noi ci vedremo prestissimo. Ciao ragazze, statemi bene. Ciao ciao!